dicembre 2021, purtroppo oggi è presente Fabrizio. La mattina del 4 novembre alle 5 sono andato a bussargli a casa, quando lui era rientrato felicemente a riposare come tutti i giorni mentre svolgeva la sua attività di consulente finanziario, e in tarda mattinata si è ritrovato a Poggio Reale. Oggi vi racconterà lui di persona quello che ha vissuto. Era ritenuto addirittura il capo di un'associazione al delinquere finalizzata al riciclaggio transnazionale di decine e decine di milioni di euro, quantificati a tratti in 9, a tratti in 20, 22 milioni di euro. Insomma, ogni giorno usciva una notizia differente sulla stampa, che peraltro era stata interessata anche a livello nazionale da questa vicenda, che era denominata Piccadilly 2. È stato disposto anche il sequestro di tutti i beni fino a concorrenza degli importi abnormi che erano stati indicati, e con la pronuncia d'assoluzione è stata poi chiaramente revocato il sequestro e disposta la restituzione all'imputato e a tutti gli imputati, perché poi in questa vicenda sono stati tutti assolti dal Tribunale di Napoli Nord, e quindi tutto ciò che era stato sequestrato nella fase iniziale è stato restituito. È triste dire che nella mia situazione in Italia, in questo momento, ci sono tante persone che si trovano innocentemente in carcere per dei reati che non hanno compiuto. È stata una lunga battaglia, un lungo calvario, e i ragazzi qui mi hanno dato tanto supporto perché moralmente io ero distrutto. Questa situazione mi ha distrutto la vita, ancora oggigiorno faccio fatica anche a pensarci. Io la mattina alle 5 e mezza mi sveglio puntualmente come un canarino perché sono col terrore che mi viene la finanza o qualcuno alla porta, perché a me mi hanno arrestato per nessun motivo. Tanto è vero che noi siamo stati assolti perché il fatto non sussiste e il reato non c'è. Questo è stato proprio lo stato della detenzione difficile, perché il carcere è il carcere e poi Poggio Reale è quello che è. Per fortuna devo dire che abbiamo avuto solidarietà da parte anche delle guardie stesse, perché le guardie carcerarie, insomma, si sono resi conto che eravamo brava gente. Infatti si domandavano: ma che ci stanno a fare queste persone qua dentro qui? Io ci sono stati dei momenti in cui, lo dico senza vergogna, pensavo di staccare la spina. Scusate l'emozione. Credo che la cultura della giurisdizione, la cultura della mancanza di approssimazione, a partire dalle forze dell'ordine, ad esempio, non me ne vogliono, beh, quello sia ancora un percorso importante che il nostro paese deve affrontare, perché spesso si vive di onde emotive, il trafiletto sul giornale che dirà che Fabrizio Purificato è stato assolto, rispetto invece ad un momento di forte impatto, al momento dell'arresto, un momento in cui tutti gli affetti sbattuti in prima pagina. Beh, questo certo è un momento, è una riflessione che dobbiamo fare tutti insieme. Quindi, che sia questo un giorno per iniziare ad avere tutti insieme una nuova cultura di legalità. Io sono subentrato per onestà intellettuale nel corso del processo nell'istruttoria dibattimentale e ho preso a cuore Fabrizio, lui lo sa, voglio dire, inizialmente l'ho trovato molto provato da questa esperienza sul piano personale, forse non ci credeva nemmeno lui. Ci abbiamo sempre creduto, siamo andati avanti e speriamo, ecco, che esempi come quelli di Fabrizio Purificato possano essere un segnale importante per tutti, per chi crede ancora nella giustizia.